Coriandoli. Oggi è venuta a prendere un caffè da noi. Facciamo un grande applauso alla signora Coriandoli. Buongiorno. Eccola. Permessa. Che eleganza. È permessa. Prego, signora, prego, si accomodi. Grazie. Bellissima, la trovo splendida. Dopo l'incoronazione, grazie. Brava, con la coroncina. Dal vivo è meglio che in televisione. Anche lei, anche lei. Complimenti, complimenti. Grazie. Allora, la trovo in gran forma, elegantissima. Ma sì. Ma chi è il suo stilista? Guardi, è... Sì. Allora, intanto le mie parrucchiere sono le parrucchiere di Bruxelles. Ecco, sì. E la stilista è la Giovanna Guglielmi, è la cugina della Sara, la mia manager. Ah, molto bene. Lei lo fa da Isernia, pensi a Isernia? Sì. Ci sono i pizzi del 1400. Ah, una cosa incredibile. Complimenti davvero. Impeccabile, grazie. Impeccabile. Ha debuttato in TV giovanissima, signora. Con le signore non si può dire l'età. Però ero giovanissima. Ha conosciuto tanti personaggi famosi. Vediamo, vediamo. Grazie. Prego. Cosa mi dice, signor? Che cosa mi dice di questo teatro? Che spettacolo da casa. Non mi ero figurato il lavoro del pazzesco, genere. Mi fa conoscere Ranieri. Ma non è che noi proviamo, andiamo a vedere. Ma mi guardi, fa conoscere vengo. Massimo Ranieri. Emma Coriandoli. Manzi da ragazza. Non è il principe Ranieri, Manzi. Manzi. È contenta di aver visto Massimo, finalmente. Lo sa che è da due giorni che mi tempe... Guardi, non posso immaginare ogni volta, mi dice ma Ranieri, adesso ce l'ha davanti. Signora, com'è arrivata a Fantastico? Guardi, io ero arrivata. Sì. Purtroppo quando cade il muro di Berlino arrivo io. Proprio. Addirittura 89-90, ecco. Allora nella Domenica In condotta da Edwige, si dice Edwige, Edwige Fenech con l'H e Boncompagni Gianni, sì. E Pupo. E Pupo, e quindi arriva. E io avevo scritto al Radio Corriere: partecipa al tuo programma preferito, e io misi Domenica In e vinsi questo ingresso. Vedeva come ero truccata anche un po' più. Oggi è molto meglio. Oggi è molto meglio. Grazie. Senta, signora, lei è vedova da tanti anni, no? Sì, via Delmo. Una curiosità: il successo in TV le ha portato molti corteggiatori? Guardi, io adesso ho tante richieste, sì. Così. E come ho detto da Fabio Fazio, ho chiesto alcuni preventivi perché devo vedere quello, certo, che è il miglior rapporto, certo, qualità-prezzo, diciamo. Ha mai pensato di risposarsi oppure resta sempre fedele al suo Adelmo? Mi viene un calore, ce l'ho a un metro, mi chiede di risposarmi. Ah. Lei è fidanzato? No. Non mi sento bene. Non si sente bene. Ne parliamo. Grazie. Grazie. A lei non le chiedo il preventivo. A me niente preventivo, meno male. Senta, parliamo di un bravissimo comico. Sì. Che ne dice? Un attore italiano. Si chiama Maurizio Ferrini. Ah, sì, lo conosco. Cosa ci può raccontare sul suo comico? Ma guardi, lui è un ragazzo, sì, che non aveva il sistema nervoso. È nato, sì, senza, dopo gli è venuto perché... Lui non sapeva cosa voleva fare, sì, perché ha cominciato 4 anni medicina, un po' scapestrato. Ecco. 4 anni medicina, poi voleva fare grafica, ha preso il diploma. Si può dire in televisione a Milano? A Milano si può dire. Ok. Sì, si può dire. Dopo ha fatto la grafica a Milano. Questa è una parola straniera. Sì, dica, dica. Cambridge. Cambridge. È scritto con l'A? Sì, però si legge l'A, si legge... Ah, sì, Cambridge. Ha preso il diploma di inglese. Sì. Dopo non sapeva cosa fare. È un povero ragazzo, un po' sfortunato. Dopo ha scritto, tramite la Nicoletta Braschi... Sì. Era già fidanzata con Benigni, sì, nei primi 80... Ha mandato una videocassetta al signor Arbore e dopo l'ha chiamato a casa. Sì. Tra l'altro Ferrini, sì, ha recitato al cinema, lo ricordiamo nel film Compagni di scuola con Carlo Verdone, però ha avuto, pensate, il coraggio di dire no a Sergio Leone. No, ma non era lui un po' svitato? È un po' svitato.
È un ragazzo scapestrato. Ma l'ha data una bella strigliata a Ferini per aver detto di no a Leone? È l'occasione di una vita, signora. Ah, lo so, gliel'ho dato una strigliata, l'ho chiuso in casa un anno e mezzo. Ha fatto bene. Va bene, la signora Coriandoli invece è stata anche a Domenica Inn, come ci ricordava lei stessa. Vediamola. Buonasera, buonasera, buonasera. Mamma mia. Mamma mia, tanto l'ho sempre seguita lei in tutti, sempre la sua carriera, tanto. Grazie, ho speso più nei giornali io che non lo so. Lo so. Si vuole accomodare, signora? Grazie, grazie. Posso? Reimer, signora Coriandoli. Mamma mia, io l'ho sempre visto scritto il suo nome. Visto, anch'io. Adesso di persona. Che disastro, vabbè, insomma, non si preoccupi. È un moraccio. È un moraccio. È un moro. Che vuol dire? È un moraccio, è moro. È la donna, il moro. Piace. Lei ha un debole per i mori. Guardi, allora il romagnolo è più focoso, il moro, sì, come dire, il sì, sangue latino. Sì. Sono più portati. Sono più portati. Per la quale? Per la quale, va bene. So che va spesso a Milano a trovare Fabio Fazio, vero? Mamma, ne approfitto. No, perché lui è un'altra rete. Un'altra rete. C'è un po' di... Rai 3. Vabbè, no, ma siamo sempre Rai. C'è un po' di ruggine. La vogliamo vedere la sua partecipazione? Mamma, lo saluto tanto, grazie a lui. Grazie, vediamola, la signora Coriandoli. A che tempo che fa? Come è passato il Capodanno, signora? Guardi, era iniziato così perché l'Armida, la nostra amica, che è un po' il cuore della festa... Ah, il marito antipatico non voleva fare la festa. Il 28, perché lui si lava una volta alla settimana. Sì. Allora ha fatto il bagno, è scivolato nella vasca, poverino, è morto. È una tragedia, però il professore ha detto, guardi, è come l'avessero spinto. Complimenti, signora. No, ma perché... I mariti quando muoiono un po' dispiace. Sì. Ma cosa c'ha scritto sul chiodo? C'è una scritta. Ah, guardi pure lei cosa dice. Fate attenzione a cosa sognate, perché poi il sogno si realizza. Sembra una minaccia. Un po'. Tanti s'azzardano, dopo se ne accorgono. Se ne accorgono, poi vedono le conseguenze. Signora Coriandoli, abbiamo scoperto che è una bravissima cantante e canta, sa cantare anche mascherata. Ascoltiamo. A volte. Un padre fumerò che ti morde col suo swing. È assai facile al knockout che ti fulmina su me. Fa l'effetto di uno shock che perciò tanto così. Oh 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 oh. Il tuo padre fumerò. 3, 2, 1, sulla maschera! Senta, ma canta meglio lei o Maurizio Ferrini? No, Ferrini è negato. Adesso avrò una sorpresa all'ultima puntata di Fabio Fazio. Addirittura. Una sorpresa, credo, canora. Canora. Però i miei manager me lo diranno. I suoi manager. Lei ascolti i suoi manager che si trova bene. Senta, Ferrini è molto bravo sugli oroscopi, no? Lei come se la cava con i segni zodiacali? Guardi, tramite... E le parrucchiere di Bruxelles, noi abbiamo fatto una petizione perché tanti clienti non sono contenti del segno zodiacale. Certo. Perché c'è fare una legge europea per cambiare legalmente il proprio segno zodiacale. Questo è interessante. E tanti, non so, una dei pesci un po' spersa nel mare, invece fa questa domanda, non so, diventa... Toro. Per esempio, signore di una certa età, c'ho molte richieste per la Vergine. Per la Vergine. Abbiamo delle gran richieste. Senta, prima di salutarci, quali sono i suoi prossimi impegni e quelli di Maurizio Ferrini? Allora, gli impegni, ci sarà un'uscita musicale imminente. Ecco. Sì. E quindi tutto diretto, non ci sono le macchine che mi hanno messo una macchina, canto io. Canta lei. Sì. E ne vedrete delle belle da Fabio Fazio su Rai 3
E poi dopo Ferrini adesso è a casa che è molto geloso del mio successo. Eh certo, e ne ha bisogno. E gli è venuto un sistema nervoso. Non l'aveva. Ma adesso gli è tornato. Gli è entrato un sistema nervoso. Signora, sono lusingato di averla avuta oggi qui ospite. È la prego, onore. Torni a trovarci presto. È stata con noi grazie. La signora Coriandoli. Grazie. Viva la Sicilia. Viva lei è siciliano. Io sono siciliano, sì. E io adoro i siciliani. Mamma mia, che calore. Grazie alla signora Coriandoli. Grazie.